Sotto la superficie del mare si entra in un mondo che ha regole tutte sue. Per esempio, ci sono pesci che cambiano sesso con gli anni. Sono femmine in giovane età e diventano maschi da vecchi. Poi ci sono erbe che fioriscono, come quelle dei nostri prati. Animali che sembrano fiori e alghe che sembrano animali. Migliaia di creature rivaleggiano per forma e colori, con i più vistosi abitanti delle scogliere coralline, alle quali il Mar Mediterraneo non ha nulla da invidiare. Di notte, sott'acqua, i pericoli si moltiplicano. Le anemoni hanno bisogno di cibo. Di giorno sembrano ammassi informi, ma di notte spalancano la bocca circondata da tentacoli armati di migliaia di arpioni velenosi, nella speranza di intrappolare una piccola preda distratta. Sono alla ricerca di un pesce che di notte esce fuori dall'acqua. Si mette sugli scogli battuti dalle onde e resta lì, respirando l'aria atmosferica. Non è una specie aliena, non è una specie esotica. È un rappresentante della nostra fauna, un blennide, più comunemente noto come bavosa. Un piccolo pesce che sicuramente esce fuori dal mare per cercare le sue prede, piccoli granchi, pulci di mare. O semplicemente per curiosare, per vedere cosa c'è sopra le onde. Per noi invece il suo mondo, sotto le onde, è un mondo ancora misterioso, ancora pieno di sorprese, ancora tutto da scoprire. Le bavose sono pesci anfibi e appartengono a una nutrita famiglia di pesci di scoglio, i blennidi, di cui è degna di nota la capacità di respirare l'aria atmosferica. È notevole anche la loro tolleranza agli sbalzi termici e alle variazioni di salinità, che sono la norma in questa fascia della scogliera che gli ecologi chiamano la zona degli spruzzi, perché è bagnata solo dalle onde più violente. Ogni pozza è abitata da un blennide. È una specie di piccole dimensioni, massima lunghezza 10 cm, pesciolino molto combattivo, territoriale. Ogni esemplare difende il suo spazio vitale e guai a chi osa entrare là dentro e magari cercare di portare via qualche boccone prelibato. Sono pesci graziosi, con una macchia azzurra all'altezza delle guance. E i maschi esibiscono una cresta sopra la testa e soprattutto quando sono in display aggressivo, rizzano le pinne dorsali per sembrare più grandi, più imponenti. Lì ci sono due esemplari. Uno adesso si è avvicinato troppo. Adesso viene cacciato via, viene allontanato con molta veemenza dal proprietario del territorio, che si spinge avanti, fa vedere proprio questa sua pinna dorsale eretta particolarmente appariscente. Insieme a loro ci sono sempre questi gamberi trasparenti, i palemon, che vivono insieme, condividono lo stesso habitat. È un habitat interessante questo delle pozze di scogliera, un habitat sicuramente protettivo, dove una piccola specie di pesce può sopravvivere senza incontrare i suoi predatori, ma ci sono delle difficoltà enormi legate a questo continuo moto ondoso,
a questa variabilità delle situazioni. A volte c'è l'acqua, a volte si asciugano le pozze quasi completamente, quindi questi pesciolini devono rimanere sempre in condizioni critiche e devono essere in grado di adattarsi a queste variazioni estreme dell'ambiente. Ma loro ce la fanno, ci si trovano bene. Qui ci sono organismi che conducono un'esistenza eroica. Per tutta la loro vita sono soggetti al moto delle onde, che frangendosi contro gli scogli si abbattono su molluschi, crostacei, attinie e altri animali con la violenza di un autotreno a pieno carico. E come se non bastasse, per molte ore il sole infuoca i sassi incrostati di sale. Queste creature possono sopravvivere solo se sono in grado di condurre una vita anfibia e soprattutto se sono in grado di restare saldamente ancorate alla roccia. Gli organismi duri e resistenti dalla forma conica, che a molti sembrano conchiglie, sono i balani o cirripedi, piccoli crostacei che vivono dentro questi minuscoli gusci e filtrano l'acqua per raccogliere particelle di plancton. I balani incrostano qualsiasi substrato solido, pezzi di legno, rocce, gusci di conchiglie. Sono in grado di sopravvivere per ore all'asciutto e crescono molto lentamente. Questi animaletti sono ermafroditi, ma non possono fare tutto da soli. Due esemplari devono scambiarsi reciprocamente uova e seme. Charles Darwin ne era affascinato e sul loro conto scrisse un vero e proprio trattato. Insieme ai balani sugli scogli vive il più tipico abitante di questa fascia del litorale roccioso. La patella, o meglio, le patelle, perché ne esistono varie specie. E quando si dice attaccato come una patella allo scoglio, non si sbaglia, perché solo facendo molta forza con la lama di un coltello si riesce a staccare il piede di questo mollusco dal suo sostegno. Eppure, questo abitante delle coste rocciose riesce a mangiarle. È la beccaccia di mare. Questa è una delle poche coppie che si riproducono in Italia. Un'autentica rarità. Le sue uova sono sapientemente nascoste in un cumulo di gusci di ostriche e mitili. La patella si nutre di alghe microscopiche che bruca sulla superficie dei sassi. Ogni esemplare occupa sempre lo stesso posto e vi torna dopo aver compiuto brevi esplorazioni in cerca di cibo, strisciando sul piede a forma di disco. Tanto che in quel punto la pietra assume alla perfezione, per progressiva usura, la forma della conchiglia dell'animale che vi alloggia. Alcune patelle cambiano sesso crescendo. Da giovani sono maschi, poi diventano femmine. Così possono fare più uova. Fanno parte di questo ecosistema altri molluschi gasteropodi come la monodonta. Vive fra i massi in acque molto basse e anche all'asciutto, dove arrivano solo gli spruzzi delle onde. Si nutre di alghe, che raccoglie dalla superficie delle rocce con la sua lingua ruvida. Un altro campione di vita anfibia fra le rocce è una piccola chiocciola, la littorina, che vive a volte in gruppi molto numerosi sulle rocce bagnate dagli spruzzi delle onde.
e anch'essa si nutre di alghe. Nel Mar Mediterraneo non ci sono le barriere coralline tipiche delle acque tropicali, ma esistono comunque delle strutture opera di organismi marini, come i vermi coloniali, che cementano sabbia e argilla a formare degli ammassi pieni di fori che somigliano al favo delle api. Queste barriere erette dai vermi coloniali proteggono la costa dall'erosione e sono l'habitat di molte specie. Nelle fessure ci sono le attinie, che di notte avevano disteso i tentacoli. Adesso appaiono come masse gelatinose. Ce ne sono di due specie, una di color rosso pomodoro e l'altra di color verde bruno. Sono animali sessili, cioè vivono ancorati alle rocce, ma sono capaci di spostarsi molto lentamente grazie al loro piede adesivo. Qui può sentirsi ancora l'effetto delle maree, che nel Mediterraneo sono comunque poco evidenti. Pochi centimetri di escursione ogni 6 ore, che comunque influiscono sul ciclo vitale di molti organismi. I paguri sono tipici organismi della fascia interditale, la fascia fra le due maree, fra l'alta e la bassa marea. E questi paguri escono, quando l'acqua si abbassa, alla ricerca di qualsiasi sostanza commestibile, trascinandosi dietro la conchiglia che protegge il loro addome molle. Quando crescono molto devono cambiare guscio, devono cercare una dimora più grande, e questa ricerca della nuova casa va fatta molto rapidamente e in condizioni di sicurezza, perché in quegli attimi il paguro è molto vulnerabile, potrebbe trasformarsi in un bocconcino prelibato per molti predatori che battono le coste. Per esempio questo uccello, il fratino, è un uccello di ripa, nidifica lungo le coste e certo mangerebbe volentieri anche un paguro. Qui possono trovarsi alcuni fra gli habitat più estremi del pianeta. Le pozze di scogliera. A causa dell'evaporazione, la salinità dell'acqua è elevatissima e molte pozze si trasformano in saline in miniatura. Nonostante l'elevatissima concentrazione di cloruro di sodio, ci sono perfino le larve di zanzare. Oltre alle zanzare, sulle coste e in mare ci sono pochi altri insetti. Il loro posto è preso dai crostacei, che sono sempre artropodi, ma con un numero più alto di zampe e soprattutto con la tendenza alla vita marina o anfibia. Quando il sole è alto nel cielo, i granchi non si lasciano vedere volentieri. Bisogna attirarli con la promessa di qualcosa da mangiare. I granchi veri e propri hanno la capacità di vivere a lungo all'asciutto,
perché le loro camere branchiali, sotto la corazza, possono essere chiuse ermeticamente e contenere una quantità di acqua di mare sufficiente per assicurare gli scambi gassosi, come se tutto l'animale stesse sott'acqua. I più visibili sono i granchi corridori, che sono talmente veloci da risultare imprendibili. Sono molto comuni in tutte le coste rocciose. Con le loro chele raccolgono pazientemente ogni particella organica che riescono a trovare. Ma se possono, si dedicano anche a pasti più sostanziosi. Il favollo è un grosso granchio di color bruno-giallastro o olivastro, con chele massicce coperte da ruvidi peli. Vive fra i massi, che abbandona soprattutto al tramonto e di notte per cercare piccoli animali, rifiuti e resti di ogni tipo. Sempre facendo i conti con le onde e con gli altri estimatori dei tesori lasciati dalle onde. Questi piccoli bacini protetti sono abitati da gamberi trasparenti che sono molto curiosi, a volte decisamente invadenti. Ma non sono i soli abitanti di queste piscine naturali. Queste pozze fra gli scogli sono ambienti molto ricchi di animali. Vivono nascosti fra le fessure. Molti hanno abitudini notturne. Quindi il sistema migliore per osservarli è di mettere una piccola telecamera subacquea, posizionarla, metterla in funzione e lasciare che siano poi gli animali ad andare di fronte all'obiettivo. Ecco. E la telecamera? Dov'è? Eppure non c'è nessuno. Non ci sono onde. Ma come ha fatto a finire laggiù? Beh, incredibile, eh? È stato un polpo, un animale versatile e intelligente che, come tutti gli animali intelligenti, è curioso e attratto dalle novità. In qualche modo ha anche girato personalmente una breve sequenza, trascinando la telecamera fra gli scogli. Ecco il suo contributo al documentario, una breve clip girata da un polpo. La zona degli spruzzi è solo la punta dell'iceberg costituito dalle comunità che vivono sotto le onde. Un mondo vario, ancora misterioso, organizzato in funzione della luce che diminuisce poco a poco scendendo in profondità. Thank you.
La prima fascia è ancora intensamente illuminata dal sole. Qui crescono le alghe rosse, che sembrano piccoli alberi e ondeggiano al ritmo delle onde. Mimetizzate fra le alghe, tanto da apparire innocue, le attinie distendono i lunghi tentacoli, che al minimo contatto con il corpo di un pesce si stringono in un abbraccio mortale. Fra i sassi si aprono piccole radure di fango e sabbia fine, dove si sviluppa un prato marino di zostera e di caulerpa. La prima è una vera pianta superiore, con tanto di fiori e di semi. Chiamata anche erba delle anguille, dà vita a praticelli sommersi. La seconda è un'alga ben nota per la sua capacità di riproduzione asessuata, cioè a partire dagli stoloni. Non a caso è chiamata caulerpa prolifera. In questo prato subacqueo vivono le oloturie, gli spazzini del fondale. L'oloturia, che sembra una salsiccia bruna e gommosa, in realtà è un parente dei ricci e delle stelle di mare e si muove strisciando per raccogliere detriti organici. Un po' come fa il riccio, che raschia meticolosamente le rocce per raccogliere le alghe che la incrostano. Ben diverso il comportamento delle stelle di mare. Piccoli ma potenti predatori che si muovono sui loro 1000 minuscoli piedi. Nelle fessure fra i massi, dove l'ombra regna perenne anche nelle ore più luminose, si levano i cerianthus. Sembrano fiori, ma sono animali, imparentati alla lontana con i coralli e le meduse. Per raccogliere il plankton, distendono i loro tentacoli, protetti da un tubo formato da muco che si è indurito a contatto con l'acqua. La primavera, in mare, arriva con almeno 2 mesi d'anticipo rispetto alla terraferma. Più che dall'allungamento delle giornate e dall'aumento della temperatura dell'acqua, il cambio di stagione è segnalato dallo stabilirsi di correnti marine, che dalle zone più profonde salgono verso la superficie, trasportando con sé le sostanze fertilizzanti, i nitrati e i fosfati, che consentono la proliferazione del fitoplancton e l'instaurarsi delle catene alimentari. Molte specie si riproducono già in febbraio e non è difficile trovare fitti assembramenti di avannotti nei prati di Posidonia, che sono l'asilo nido di molti pesci. Al riparo offerto da questa vegetazione così fitta, i piccoli possono svilupparsi relativamente protetti.
il polmone verde del Mediterraneo. Una distesa di fronde verdi prodotte da una pianta superiore che fiorisce e fa i propri frutti sott'acqua e crea una selva confortevole e impenetrabile, dove molte specie di pesci e di invertebrati trovano rifugio. I labridi si muovono nella Posidonia come farebbero gli uccelli fra le fronde di un albero. La loro bocca piccola consente solo modeste predazioni e possono essere definiti appena un gradino più su dei mangiatori di plancton. Le donzelle, o pesci di re, setacciano la sabbia in cerca di piccoli animali. Le donzelle sono specie territoriali e dalla vivace livrea, sempre in movimento. È una specie a sesso variabile. Affermazione che richiede qualche spiegazione, perché detta così potrebbe generare non poche confusioni. Questi pesci, infatti, nascono con organi sessuali poco differenziati, che con la crescita assumono le caratteristiche femminili, cioè si trasformano in ovari e sono in grado di produrre uova normali a tutti gli effetti. Continuando nel suo accrescimento, la donzella diventa sempre meno femminile per un cambio nei livelli ormonali che determina l'atrofizzazione dell'apparato femminile e allo stesso tempo la maturazione di quello maschile. Così, fra questi pesci, i maschi sono gli esemplari più grandi e anche quelli più colorati. Hanno spiccati comportamenti territoriali e hanno la tendenza naturale, e a questo punto legittima, a corteggiare le femmine. Dove il fondale scende bruscamente con una piccola scarpata, non è raro trovare gli sciarrani, fra i pesci più belli della scogliera. Sono voraci predatori e appartengono alla stessa famiglia delle cernie e dei pesci persici. All'ombra dei grandi massi o sotto le pareti rocciose vivono le castagnole, piccoli pesci di color bruno, fra i quali i maschi custodiscono con premura la covata in attesa che le uova schiudano. Altrettanto premuroso è il maschio del re di triglie, un piccolo pesce completamente rosso che vive negli anfratti, fra le rocce e nelle grotte. Il maschio cova le uova fino a 20.000, trattenendole in bocca per una settimana. Conosciamo molti dettagli della vita nelle barriere coralline tropicali, ma siamo ancora poco preparati su alcuni aspetti dell'ecologia delle scogliere mediterranee, che ospitano molte specie poco note e sicuramente anche organismi che devono essere ancora descritti dalla scienza. L'osservazione dei pesci e degli altri animali marini attraverso la semplice pratica del sea-watching permette di raccogliere utili informazioni sulle trasformazioni che si stanno verificando in mare.
Negli ultimi anni, a causa dell'aumento delle temperature, le biocenosi si sono modificate. Si sono diffuse anche molte specie tropicali, giunte nel Mediterraneo dal Mar Rosso attraverso il canale di Suez. Molti altri organismi, originari delle parti più lontane del globo, hanno raggiunto il Mediterraneo con le acque di Sentina e di Zavorra che le grandi navi da carico riversano in mare. Uova, larve di molluschi, crostacei, pesci e meduse dell'Oceano Indiano, Pacifico e Atlantico finiscono continuamente nel piccolo Mar Mediterraneo. E anche se solo una su mille di queste specie riesce a insediarsi, crea i presupposti per il cambiamento dell'ecosistema. Da queste trasformazioni ambientali è interessata anche la posidonia, una pianta fragile che ha bisogno di acque limpide e soffre quando la mucillagine si deposita sulle foglie e le soffoca, impedendo la fotosintesi. Lo studio della biologia marina è un'attività non solo fondamentale, ma anche urgente, ed è stata avviata nei secoli scorsi dal lavoro pionieristico della Stazione Zoologica di Napoli, con una serie di importanti ricerche, all'epoca estremamente innovative. L'Italia può vantare il primato di avere una delle prime stazioni di biologia marina del mondo, quella di Napoli. Fu fondata nel 1872 da Anton Dorna, un naturalista, che volle dotare così Napoli di una struttura al servizio non solo delle università italiane, ma di tutte le università europee. Un centro dove i ricercatori potessero trovare anzitutto un'ottima biblioteca fornita, dei laboratori, degli acquari, delle strutture per studiare non solo la fauna e la flora del Golfo di Napoli, ma quella di tutto il Mediterraneo. Il Golfo di Napoli è una zona di grandissimo interesse paesaggistico, ma anche naturalistico. Ancora oggi il mare è un territorio fertile, fecondo, di novità zoologiche, di scoperte anche sensazionali, che vengono affrontate grazie a un lavoro continuo di ricerca portato avanti dagli studiosi italiani e stranieri. Sono stati svolti una serie di studi pionieristici, importanti, di sistematica, di tassonomia, sono state descritte moltissime specie nuove e soprattutto sono stati posti i fondamenti di quella analisi delle biocenosi, quindi delle comunità composte da organismi vegetali e animali che caratterizzano i fondali mediterranei. Ricerche che vengono proseguite anche da tanti enti, da tante strutture, anche nelle acque più profonde. C'è tutto un filone di indagini portato avanti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che avvalendosi di sistemi tecnologici d'avanguardia, dei robot sottomarini, dei ROV, che possono operare anche in acque molto profonde, addirittura fino a 500 metri di profondità, ci descrivono cosa c'è sotto il mare e le scoperte sono sensazionali. Le immagini raccolte da un ROV che scende verso il fondale rivelano come ogni centimetro quadrato delle rocce sia ricoperto da decine di esseri viventi che lottano per contendersi lo spazio vitale. Il ROV è un veicolo a comando remoto. Una specie di navicella spaziale che si muove grazie a quattro motori elettrici muniti di eliche e può spingersi fino a 500 metri di profondità, dove la pressione è 50 volte più elevata di quella atmosferica. Per pilotarlo, servendosi del joystick di una console, è necessaria una grande esperienza, un tocco quasi magico.
Le immagini raccolte dalle telecamere arrivano nei computer della sala di controllo della nave oceanografica Astrea, dove i ricercatori dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, per la prima volta, hanno la possibilità di scoprire la ricchezza e la varietà di forme di vita dei mari italiani. È la luce che detta legge. Scendendo in profondità, diminuisce rapidamente. I colori scompaiono. Il primo a sparire è il rosso, che già non si vede più a 6 metri. L'arancio e poi il giallo svaniscono a 20 metri. E tutto diventa azzurro. Le posidonie, le piante verdi che effettuano la fotosintesi clorofilliana, sono scomparse. Altri vegetali hanno preso il loro posto per catturare con pigmenti colorati gli ultimi fotoni dei raggi solari. Ma dopo pochi metri cedono il passo a una schiera di coralli morbidi e rigidi, di spugne, di ascidie e di invertebrati vari che tappizzano ogni centimetro quadrato delle rocce. Qui vivono grandi aragoste scaltre, pronte a rifugiarsi fra le rocce al minimo segno di pericolo. Imparentati con i pesci scorpione dei tropici, gli scorfani sono animali straordinariamente mimetici, con il corpo coperto da escrescenze che contribuiscono a mimetizzarli alla perfezione fra rocce e coralli. Predatori e superpredatori al top della catena alimentare sorvegliano il loro mondo dalle tane profonde, pronti a nascondersi o a scattare per affrontare una preda. Ancora più in basso inizia il mondo delle grandi profondità. L'ultima frontiera incontaminata, dove l'uomo può spingersi solo per pochi attimi. La scogliera è come un enorme edificio. Un grattacielo sommerso di centinaia di piani, ciascuno dei quali è abitato da inquilini diversi. Abbiamo conosciuto quelli che amano la luce e vivono ai piani alti. Sappiamo molto meno di quelli che abitano in basso, al buio. Sono celenterati dai colori vistosi, trovano il proprio nutrimento filtrando l'acqua, per trattenere i minuscoli organismi del plancton. Un inventario completo ancora non è stato fatto, ma di sicuro i mari italiani sono fra i più ricchi di biodiversità a livello mondiale. Ogni paesaggio svela un nuovo scenario, come il sipario di un palcoscenico di teatro. Il ROV scivola fra le rocce con la leggerezza di un grande abitante del mare. E intanto la luce continua a diminuire. A
50 metri sotto la superficie, anche nelle ore centrali di una luminosa giornata estiva, regna la penombra. Qui vivono predatori e superpredatori al vertice della catena alimentare, come queste cernie gigantesche che abitano profonde tane fra le rocce, veri e propri nidi di aquile. I gattucci riposano sul fondale. Sono piccoli squali, attivi soprattutto di notte. Il rov ne sfiora uno, che non sembra preoccuparsi più di tanto. La rana pescatrice, sepolta nel limo, attira le prede muovendo, come se fosse un'esca, l'appendice all'estremità del raggio della sua pinna anteriore. La prima luce che si fa strada è quella dei fari del rov, che per la prima volta illumina un mondo rimasto inesplorato. È il regno dei coralli e delle gorgonie, organismi coloniali composti da uno scheletro ramificato che ospita miriadi di minuscoli polipi che filtrano l'acqua. Splendido, si staglia qualche ramo di corallo rosso. L'ultimo del Mediterraneo. Ma non è solo, ce ne sono altri. Dopo un po', ne appare una distesa. Questi coralli sono miracolosamente sopravvissuti a secoli di raccolta indiscriminata da parte degli uomini, anche con sistemi molto distruttivi. Ma per quanto tempo ancora potranno resistere ai cambiamenti ambientali innescati dall'aumento delle temperature e dall'arrivo di piante e animali alieni dal Mar Rosso e dall'Oceano Atlantico? Il Mediterraneo è scosso da un'autentica rivoluzione sommersa che fino ad oggi solo gli studiosi erano stati in grado di registrare, ma che oggi è sotto gli occhi di tutti. Le coste rocciose sono come un grande libro di storia naturale, raccontato dalle onde. Le onde trasportano a riva tanti reperti strappati dal fondo del mare, come questa pianta di posidonia. Con il passare del tempo, la posidonia muore sulla spiaggia. Le sue foglie vengono appallottolate dal moto delle onde a formare queste palline morbide, soffici, a volte colmano intere spiagge. Sono le egagropile, nome tecnico, per dire le palline formate dalle foglie ormai morte di posidonia. Le onde hanno portato anche un granchio, le chele di un granchio morto chissà dove, arrivate sulla spiaggia. Nel mare non c'è mai fretta. Questo sasso è stato lavorato nel corso di decine di anni da innumerevoli organismi. Ci sono dei piccoli vermi che hanno formato i loro tubi calcarei, ci sono le cavità scavate dai datteri di mare, che sono dei molluschi litofagi che riescono a penetrare, grazie alla loro proboscide, ma soprattutto grazie al loro acido, all'interno dei blocchi di calcare. Ci sono tanti organismi incrostanti. Ecco, nel mare si vive lentamente, non c'è mai fretta.
Gli animali più longevi del mondo vivono tutti in mare. Ci sono dei molluschi che possono avere anche 2 secoli di vita. Ci sono dei vermi abissali che possono superare 3 secoli. Le stesse balene, giganti del mare, vivono per decine di anni, come le tartarughe marine. Sono animali abituati a un ambiente abbastanza conservativo, che avvolge gli organismi e permette loro di raggiungere età molto avanzate, sempre che non intervengano dei fattori di alterazione, delle trasformazioni rapide, innescate dall'uomo, alle quali gli organismi marini non saranno in grado di rispondere con altrettanta rapidità. È difficile prevedere cosa avverrà fra 10 o 100 anni. Ma di sicuro qualcosa sta già cambiando. E il nostro mare non sarà più quello di un tempo. Forse le ultime riserve di biodiversità saranno proprio quelle protette dalle profondità estreme. Questo universo così lontano e inaccessibile, dal quale l'uomo ancora oggi è escluso.